Desidero anzitutto ringraziare al Giampaolo Gabrielli per il filmato e al maestro Fabrizio Cipriani che mi ha collaborato per fare fusione unica a cera persa per il bronzo. E qui vorrei presentare sei opere, sei opere di scultura di bronzo al soggetto del simboli animali tra Occidente e Oriente. E per questo soggetto io ho già scritto la tesi durante l'Accademia di Belle Arti di Firenze nel 2004. Anche ho fatto alcuni dipinti ispirando al medesimo soggetto. L'ispirazione di questo soggetto deriva dalla ricerca di Jung. A Osaka sono stata alla mostra di Mandara e poi ho trovato che Jung ha fatto molta attenzione sull'analogia tra Mandara tibetano e l'immagine illustrato da una monaca spagnola, Hildegard, tramite la sua visione, che entrambi avevano forma circolare, ma avevano grande somiglianza. Dunque, Jung ha fatto la teoria dell'inconscio collettiva che può comunicare superando tra diverse culture. Nel caso mio ho fatto attenzione sul discorso della lotta tra energia positiva e negativa e poi spesso viene simboleggiato tra ciò che strisce, ciò che ha ali e ciò che strisce su terra, come tra aquila e serpente oppure l'angelo e il drago. E questo tipo di lotta tra energia contraria si trova ovunque nel mondo. Ad esempio, in Occidente troviamo argomento tra San Michele Arcangelo e il drago, oppure il San Giorgio e il drago. Noi possiamo vedere sull'icona ortodossa, spesso su questo soggetto, anche Raffaello Sanzio o tanti maestri rinascimentali hanno trattato questo argomento. E in India, nella tradizione vedica, quindi nel libro sacra di loro, troviamo la lotta tra Indra e Britra. Indra è divinità che rappresenta il tuono, cioè lui domina il cielo, e Britra è drago cattivo, distruttivo. E secondo tradizione vedica, questa lotta tra divinità creativa e poi energia distruttivo non è un discorso chiuso in un momento storico, invece ritorna in maniera circolare nel cosmo, quindi periodicamente continua questa lotta. In caso di mitologia giapponese troviamo Susanoo, divinità che si trova nella Genesi giapponese chiamato Kojiki nel libro antico, e poi lui uccide un serpente chiamato Yamatanorochi, serpente con 8 code. E uccide la gente, e poi questo serpente fa tante cose negative. E dunque, troviamo spesso animali simbolici che rappresentano due energie contrarie tra distruzione e creativo. E il mio soggetto della tesi, anche sulla scultura, era questo. Nel libro chiamato Physiorgos, scritto in lingua greco tra il secondo e terzo secolo d.C., parla sulla Fenice, è un uccello che vive in India, ma ogni 500 anni lui va verso negli alberi del Libano ed empie le sue ali di aromi e si annuncia con il segno
con un segno al sacerdote di Eliopoli. Il sacerdote, avvertito, giunge e carica l'altare e il fuoco si accende da sé e lo consuma. L'indomani il sacerdote, frugando l'altare, scopre nella cenere un verme. Il secondo giorno lo trova divenuto un piccolo uccello e il terzo lo trova divenuto un uccello adulto, il quale saluta il sacerdote e se ne va nella propria dimora. Io ho voluto rappresentare la fenice che sta morendo con la fiamma che nasce dal suo corpo e poi anche un uccello neonato che dopo del morte come se fosse risurrezione. Il Pegaso in Occidente è conosciuto come un cavallo che nasce al momento che Perseo uccide la Medusa tagliando il suo collo. Dal ferito nasce questo Pegaso, cavallo con ali e cavallo bianco. Invece in Oriente c'è Veda, che parla sulla Genesi, alla fine di Genesi, fatto dal gruppo di demoni e angeli, nascono Elisile e poi alla fine un cavallo bianco. Grifone è un amatore di oro, lui osserva con grande gioia oro e per questo io ho messo quarzo che contiene un piccolo pezzo di oro dentro. Poi lui anche è conosciuto come protettore dell'anima dei morti, perciò quando l'anima ha uno di morte, l'anima deve viaggiare fino al paradiso, al posto migliore. Il grifone ha il ruolo di accompagnare cacciando via tutte cose del mare. In Cina c'era credenza antica sui cinque elementi fondamentali e questi cinque elementi sono stati rappresentati con animali simbolici. Ad esempio, il primo elemento deve essere terra, simboleggiato con drago giallo. Il secondo è colore blu, è drago. Elemento è albero. Il terzo è fuoco. Uccello, direzione del sud e colore è rosso. Quarto era metallo, colore bianco e tigre. Quinto, acqua, colore nero, animale Ghembu che è rappresentato come serpente e tartaruga insieme. E loro hanno comunicazione tra loro perché da terra nasce albero, dall'albero nasce fuoco strisciando, facendo l'incendio e poi da questo fuoco può fare fusione di metallo, per questo da fuoco nasce metallo e poi quando metallo è in fusione, sciolto, lo stato è molto simile con l'acqua. Dunque ritorna al quinto elemento e poi il quinto elemento, l'acqua, può tornare su terra, viene assorbito come pioggia oppure tramite mare, comunque crea un tipo di circolazione tra loro. Io qui ho fatto scultura di drago blu e tigre bianca. Queste opere sono state esposte alla mia mostra personale presso Castello dei Montefiore Conca in Reggio Emilia in questo giugno 2016. Il titolo della mostra era Simboli animali tra l'Occidente e Oriente. Desidero ringraziare gli organizzatori, coordinatrice del Castello Alice Leardini e Andrea Corradi, curatore dell'Associazione Regresso Arti.